Aumenti smisurati dei costi per cittadini e imprese, bollette della luce e del gas triplicate, migliaia di imprese allo stremo che senza aiuti concreti saranno costrette a chiudere definitivamente, milioni di lavoratori a rischio. In questa situazione così disastrosa, quale sarà la preoccupazione della stampa, del governo, della politica italiana? Sarà dare risposte a famiglie e imprese in ginocchio? No. Ormai da giorni l'argomento più discusso da media e politica, sapete qual è? Giorgia Meloni, tanto per cambiare, che a domanda se vaccinerà sua figlia di 5 anni ha osato rispondere no, avendo valutato, come tutte le altre mamme e tutti gli altri papà italiani, il rapporto tra rischi e benefici, una scelta libera che il governo consente. Inchieste, titoli di giornali, politici ed esponenti dell'intelligenza, tutti concentrati su questo tema, tutti concentrati a dipingere e costruire il mostro. Perché? Per deviare l'attenzione dei cittadini dalla realtà che stanno vivendo. Tutto il mainstream schierato per evitare che protestino contro un governo che oggettivamente è un tantino in ritardo per evitare l'ennesima stangata che sta per arrivare sugli italiani, per tentare, già che ci siamo, di criminalizzare l'unica opposizione all'attuale governo. Sono addirittura arrivati a usare mia figlia per attaccarmi, perché questa gente non ha scrupoli, e non ha scrupoli perché è allo sbando. Allora io mi rivolgo agli italiani liberi. Abbiate coscienza del fatto che questo gioco che viene fatto sulla mia pelle in realtà viene fatto per fregare voi, perché finché non torneremo a elezioni faranno di tutto per infangarci, per impedire che la gente si opponga alle politiche di questo governo, per impedire magari che la gente voti come loro non vogliono. Però mentre loro continueranno a tentare di mettere i cittadini gli uni contro gli altri, a isolare l'attenzione dai loro fallimenti, dalla loro incompetenza con questi mezzucci, noi non daremo tregua. Noi nelle aule, nelle piazze, continueremo a batterci per rappresentare tutti quegli italiani che chiedono risposte e che non si arrendono a questa realtà. Mi spiace, non ci fermate.